Anzi, ormai buonasera. Vi presento il caso clinico di una donna che è giunta alla mia osservazione per la prima volta nel luglio 2022. Pongo l'accento su luglio 2022, poi vedremo dopo perché. Ex fumatrice, ipertesa in terapia, negava altre patologie. Ha avuto una malattia da Covid-19 un anno prima che io la vedessi e da un mese lamentava abbondante caduta di capelli, per cui la paziente aveva ridotto la frequenza dei lavaggi e aveva smesso di fare la tinta, come spesso molte pazienti fanno perché credono che lavare di meno i capelli possa risolvere il problema. Vediamo la clinica, vediamo come ci sia stato uno svuotamento dei golfi frontotemporali, anche uno svuotamento diffuso. La paziente non presentava miniaturizzazione, aveva un pull test fortemente positivo, gli esami ematochimici che le ho prescritto erano tutti nella norma, tranne una lieve carenza di acido folico che però non giustificava questo pull test così positivo. A un'analisi tricoscopica, quello che mi è saltato subito all'occhio è la presenza, e lo si vede bene nella foto a destra, di quei piccoli capellini che non vi descrivo perché sennò vi aiuto troppo per la diagnosi. Vedete qua al centro, non so se c'è un puntatore, no? Comunque questi. Quello rosso. Dunque, qual è la vostra diagnosi? Telogen effluvium acuto post-Covid-19? Telogen effluvium acuto da caldo e calore o un'alopecia areata incognita? Apro il televoter, devo andare avanti adesso, vero, per aprire il televoter? Ok. Allora, metà di voi ha detto alopecia areata incognita. In tanti. Direi che posso andare avanti. La diagnosi è stata di telogen effluvium acuto da calore. Allora, io le scorse estate, per quello che ho posto l'accento su luglio, è stata un'estate molto calda con tanto sole ed è durata anche tanto. Ecco che i raggi del sole possono influire negativamente sullo stato di salute dei capelli, perché con l'esposizione solare il cuoio capelluto si trova sottoposto a un maggiore stress ossidativo superiore rispetto a quelle delle altre stagioni. Ho escluso un telogen effluvium acuto post-Covid-19 perché non ci stava con le tempistiche. Sono state descritte due forme di telogen effluvium acuto post-Covid, una forma early onset che si manifesta dopo 4 settimane dall'infezione e si pensa che sia dovuta proprio a un danno diretto al follicolo esercitato dal virus, e una forma late onset che è un classico telogen effluvium che si manifesta dopo circa 12 settimane, ma la paziente appunto aveva avuto il Covid un anno prima e quindi questa diagnosi è stata esclusa. Ho escluso anche un'alopecia areata incognita perché guardando e riguardando tricoscopicamente la paziente non vedevo i segni tricoscopici caratteristici, quindi yellow dots vuoti, pigtail hair, yellow dots con peli del vello e capelli corti in ricrescita nelle zone più classiche dell'alopecia areata incognita, che sono quelle parietali. La terapia. Ho prescritto un idrocortisone butirato in lozione, inizialmente 2 volte alla settimana, poi l'ho scalato mantenendolo 1 volta alla settimana, un'integrazione orale con l'acido folico in virtù degli esami ematochimici e poi, pensando allo sponsor di questo congresso, un'integrazione con un integratore a base di aminoacidi, antiossidanti e spermidina. Vediamo la paziente a dicembre 2022 se ha una completa restituzione integrum, vero è che la paziente ha rifatto la tinta, ma soprattutto lo vediamo in zona frontotemporale come ci sia stato un infoltimento, non ho la tricoscopia, ma comunque i capelli erano ricresciuti sani. E io concludo quindi dicendo che è sempre importante, di fronte a un'aumentata caduta di capelli, valutare una paziente a 360 gradi, sia con gli esami ematochimici che possono mettere in luce degli stati carenziali, con la tricoscopia che ormai è diventato l'esame che noi dermatologi quotidianamente senza dermatoscopio non ci possiamo più lavorare e che permette di escludere anche forme autoimmuni. Una volta posta la diagnosi di telogen effluvium acuto, la causa andrà ricercata in maniera sherlockiana in uno stress acuto che può causare la caduta. E
E in questo caso io ne ho visti davvero tanti quest'estate di telogen effluvium che ho imputato al caldo, al calore, come se questa grande ondata di caldo avesse portato a un'ondata di muta e a una direzione di tutti i nostri follicoli verso il telogen. Tant'è che poi quando le pazienti si presentavano in studio erano pazienti che sì, avevano un pull test fortemente positivo, ma avevano già tanti capelli sottili e corti in ricrescita a coda di topo. E quindi è importante, questi sono pazienti che ti telefonano e ti dicono io ho bisogno di essere visitata immediatamente il giorno dopo se no rimango calda. Quindi è importante rassicurare questi pazienti spiegandogli bene la patogenesi, del telogen effluvium e dandogli delle terapie di supporto sia con integratori che con lozioni. È chiaro che tanti dicono il telogen effluvium acuto va a posto da solo, è vero, però le pazienti vogliono avere una terapia ed è per questo che ho deciso di fare la prescrizione che vi ho spiegato prima. Grazie. Molto interessante, grazie anche per la precisione e devo dire la velocità nei tempi che a quest'ora fa sicuramente piacere un po' a tutti. Ci sono domande? No, tutto chiaro? Prego. Io ho delle pazienti che mi dicono che perdono i capelli da quando sudano, ma non solo nella postmenopausa. Ci sono pazienti che riferiscono caduta di capelli con la sudorazione, quando la sudorazione è più abbondante, quindi io ti chiedo se può essere associata al discorso dell'aumento della temperatura che abbiamo avuto in queste ultime estati, perché infatti accade più d'estate, quindi che sia un problema più di sole che non di sudorazione, o Allora, a mio se avviso. possono essere coesistenti, ecco, se la sudorazione può in qualche modo favorire un telogen A effluvium. mio avviso la sudorazione non può favorire il telogen effluvium, è un fenomeno associato. La letteratura sul telogen effluvium legata al caldo è scarsa se non nulla. C'è letteratura sullo stress ossidativo che il sole può esercitare sul follicolo pilifero e questo spiega anche il telogen effluvium classico parafisiologico che vediamo nella stagione autunnale. D'emblée mi viene da pensare che il sudore sia un fenomeno associato. La paziente che suda tanto è una paziente che si tocca i capelli rimangono in mano perché c'è l'effluvio, ma non è il sudore che fa cadere i capelli, è la paziente che se li tocca se li ritrova in mano. Questa è la mia interpretazione.